Ci spostiamo adesso a Mottola perché c'è stata una vera e propria rimpatriata di ex alunni, ex studenti del primo liceo pluriclasse di Mottola. Ha partecipato anche il sindaco. In contrada Chiancarello, il cuore della zootecnia di Mottola, una rimpatriata dalle forti emozioni. Si sono ritrovati infatti in un raduno i ragazzi del 1960 della prima scuola pluriclasse in agro di Mottola. Una marcord dalle tinte decise, ne è convinto anche il sindaco Giovanni Quero, che ha ritrovato vecchi amici e tanti ricordi. Qui proprio alle mie spalle c'è la prima sede della scuola pluriclasse, c'era scuola elementare e scuola media, e oggi tutti quelli che erano i bambini di una volta oggi sono padri e nonni, si sono dati raduno qui proprio per ricordare quella che era negli anni 60 l'inizio di una voce importante dell'economia mottolese, e oggi è diventata una realtà consolidata. Quindi veramente un amarcord, un tornare all'indietro, però all'insegna di un percorso di sviluppo socio-economico di questa collettività. Sono veramente felice, ringrazio Paolo Contento che ha organizzato questa manifestazione, il professor Caliandro che all'età di 20 anni già insegnava e qui cercava di portare i bambini, i cui genitori lavoravano in stalla dalla sera alla mattina, e lui invece li portava a scuola proprio per insegnare loro la didattica, e oggi finalmente abbiamo, ripeto ancora una volta, una realtà da un punto di vista socio-economico consolidata.